Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella seconda parte della 50 euro challenge. Dunque questo video conterrà molte più catture e anche dei bei bei pesci e per questo anche su questo video, dato che il precedente ha superato i 200 mi piace, direi che un 140 mi piace si può puntare, soprattutto per tutte le catture che andrete a vedere. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, commentate qua sotto con qualche altra challenge che io comunque leggo sempre, magari prendo spunto, capite? Quindi direi via con la sigla! C'è un piccolo problema, ovvero questo. Mi sono ritrovato con questa pezza di esca. Quindi, dato che abbiamo le risorse limitate, facciamo questa cosa qua. Sono un folle, sì, lo so. No, cazzo, ce ne erano pure due. Presa, carpettina, piccolina. E siamo già. Andiamo a guadinarla. Piccolissima questa. Una nana. Guardate come è lotta però. Ho paura di tirare. Questo filo qua è entrata nel guadino da sola. Ecco, andata. Ok. Guardate come è ridotta l'esca. Ok. Ok, esca in direttura d'arrivo, arrivata. Presa. Presa. C'hanno la mania di andare in mezzo alle alghe, sanno come scappare alle esche, evidentemente. Ok, ok. Vai. Vai, non è enorme però, metti in piega la canna. Certo, anche sta canna non è adatta per gestire fili sottili così rigida che è com'è, ma siamo già al terzo pesce. Eccola qua, slamata nel guadino, raga, slamata nel guadino, guardate qua. Amo aperto, slamata nel guadino. Capite perché ho preso un po' di testine da 2 grammi. Eccola qua, piccolina. Presa, una dopo l'altra, incredibile. Cioè, ho appena fermato la ripresa per la precedente carpa e ne ho già fatto un'altra sempre sullo stesso punto. Via, guadino, dove sei? Cazzo, c'ho ancora la testina allargata, non l'ho chiusa. Aia, 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 potrebbe aprirmi del tutto la testina. Dai, 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 piano, 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 no, 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 che là mi spaventi tutte le carpe. Ok, vieni. Oh, ma adesso l'ho vista. E forse si è accorta pure che l'ho vista. Presa, presa, ce l'ho, il guadino, ok, è di là. Ok, bueno, quarta carpa, terza, quarta, ho perso il conto.
fanculo. L'ortica. Mi ha preso una bella ortica sulla gamba. Che fastidio. Porca. No, c'ero quasi. Dai. Un godino. Questa è una bella carpotta. Vediamo un attimo. Slamiamola. Oh. No, non si è ancora slamata. Si è slamata adesso, credo. Eh sì, si è slamata. Adesso, guardate che tonda. Guardate che tonda. Guardate la testina qua. E l'esca, boh, sparita. Ok, liberiamola. E direi che con le carpe abbiamo finito. Però voglio provarne a farne una shad prima di finire con le carpe. Adesso voglio provarne a fare una shad. Vediamo che succede. Vediamo, aperto l'amo. È aperto l'amo, ragazzi, guardate. Basta un pesce per aprire l'amo. Una carpotta, neanche una grande, quindi se le prendete vi lamentate che perdete i pesci, non mi venite a lamentarmi a me. Io ve l'ho detto. Buono. Adesso voglio provarne una con lo shad. Magari non giallo, quasi quasi facciamo blu. Facciamo uno shad blu, che comunque è un colore scuro. Vediamo che succede. Vediamo con questo cosa succede. Vediamo cosa succede. Con questo shad qua. Vediamo what happened. Let's see. Presa pure con lo shad, non ci credo, pure con lo shad. Non è una delle mie esche preferite per le carpe, infatti è una delle esche che vado ad utilizzare di meno, ma pure con lo shad blu ci sono riuscito. Vai, nel guadino. Eccolo qua. Bella carpotta. Sto scivolando dentro. Ok. Ok. Alla matta perfetta. Aspettate che sto cadendo dentro. Dato. Adesso vediamo di cercarne una big. Questa sembra carina. Presa. Eh sì. Porca troia. Was? No. I don't understand. Can I help you? No, no. Oh, okay. Easy. Okay. Okay. Lago di Rovine in moto.
Oh, ce l'ho, reale. Altro reale. Micro. Questo. Hai mai visto perché ho messo la gomma piccola? Ah sì. L'acqua è bella fredda, sai? Vai. Su, perca. Oh, guarda. Prima comunque ho visto la carpa quella là che sta a galla, è ancora viva. Preso, un bel pesce, perca. Oh, bel reale, gli ha dato in caduta. Sì? Sì. Percottino, no, perciottino. Questo è più grande però, eh. Sono come quello che ho preso col crank l'altra volta, vedi? Perché sentivo più tirare. Savage? Sì, sono di Savage. Preso. Altro bello. Bellino. Hop. Pesa. Sono tutti là in branco. Eccolo qua, un altro bear perch. Vai. Adesso proverei a cucchiaino. Ce l'hai? Preso. In caduta. Piccolino questo. Ne ho fatti anche di più piccoli io. Con esche anche grandi, come loro. Ok, cucchiaino. A noi due. Che c'è? Reale? Preso, bel pesce. Mi sa che è un perca o un luccio. Non so, non vedo. Reale d'Italia. Big fish. No, questo sì. Guarda, questo è un 30. Non riesco. Ho paura di rompere il filo. Ok, ce l'ho. Boom, 35. Anch'io 35. Sì. Identico. Quanto è questo? Questo sarà un 12. Stessa esca, approccio diverso, posto diverso. Guarda, 20. E questi 10, 15, sì, 34, 35. Preso, bel pesce, percotto, perca. Sì, perca. Cazzo, l'ho visto. Bella coda. Sì, di peseria. Sì,
sa già papà pina. Vediamo. Porca troia, pesa. Opa! Perca! E abbiamo tirato via il perca anche dalla lista. Bel perca. Bel reale, bel perca. Questo sarà un 40. Preso mega carassio. No, è carasso. Come la prendi senza guadini? Lo prendo con le mani. Tipologia diversa. È che sbrizza come una succossa. Per quello che dico. Allora, c'è panca. Ok. Ok. Comunque che cara son. Sarà un ok, sì. Fammi una foto bella. Preso, preso. Bel reale, bel reale. Oppla. Altro bel realozzo. Altro bel realozzo. Un bel 20. Ma dai, così proviamo a dropshot. Preso. Sì. Non avevo ben capito all'inizio. Realino. All'inizio pensavo fosse alga. Dopo ho capito che l'ho preso. Realino.